L'onorevole Roberto Gualtieri è noto ai lettori di 1e3.it per essere stato già disponibile a farsi intervistare da noi. Certamente oggi non ha bisogno di ulteriori presentazioni, preceduto e seguito com'è dalle parole di Martin Schulz, candidato alla presidenza della Commissione europea, che lo definiscono deputato tra i più influenti di questo Parlamento, un uomo di grande conoscenza tecnica che rappresenta una modernità davvero esemplare nello svolgimento del mandato europarlamentare. Rivolgiamo subito all'onorevole Gualtieri la prima domanda, partendo da una considerazione che è anche la nostra valutazione. Le elezioni europee sono una cosa seria e non un circo per misurare la propria forza muscolare. Come giudica, onorevole, questa prima fase della campagna elettorale? È una campagna in cui siamo di fronte a un'offensiva populistica e demagogica contro l'Europa che non affronta le cause, le radici dei problemi che oggi l'Europa e l'Italia stanno affrontando. Spesso coloro i quali sono stati tra i protagonisti della linea dell'austerità di questi anni, penso a Berlusconi, al suo partito, che hanno votato nel Parlamento europeo, nel Consiglio dei ministri dell'Unione Europea i provvedimenti dell'austerità, mentre noi ci siamo opposti ad essi, oggi dicono che bisogna battere i pugni sul tavolo, che bisogna fare la voce grossa, ma non sono stati capaci di farla quando hanno negoziato malamente quegli accordi sul irrigidimento del patto di stabilità che oggi ci sono costati appunto manovre di lacrime e sangue. Poi c'è chi come Grillo prospetta in modo irresponsabile l'uscita dall'euro addirittura. Una prospettiva che avrebbe effetti catastrofici per il nostro potere d'acquisto, determinerebbe una fuga di capitali, un aumento esponenziale dei tassi di interesse e quindi dei mutui, una svalutazione del nostro patrimonio immobiliare, del nostro potere d'acquisto. E invece nessuno mette in evidenza quella che è l'esigenza, il centro di questa campagna elettorale, la sfida per il cambiamento dell'Unione Europea, non fuori dall'euro, ma cambiare le politiche dell'Eurozona. E questa è esattamente la proposta del PD e del Partito del Socialismo Europeo. Lei ha già fatto riferimento a qualcuno che batte i pugni sul tavolo e anche Matteo Renzi qualche giorno addietro twittò che andava in Europa per battere i pugni sul tavolo perché venisse invertita la rotta rispetto alle politiche di austerità. Le chiedo, ma basta battere i pugni sul tavolo e per avere cosa? Servirebbe un progetto chiaro su che Europa si vuole. Il PD ce l'ha questo progetto. Sì, il PD e il PSE hanno un progetto chiaro su che Europa si vuole e Matteo Renzi, se avrà una Commissione europea diversa, una Commissione europea progressista con cui trattare invece di quella attuale, potrà negoziare ad esempio maggiore flessibilità nell'attuazione delle regole del patto di stabilità europeo, che significa avere più margine per gli investimenti, che significa cose molto concrete, che il finanziamento degli 80 euro netti in più in busta paga non dovrà nel 2015, ad esempio, essere realizzato prevalentemente con tagli anche pesanti, perché se noi riusciremo a negoziare con una Commissione europea diversa, appunto, uno scorporo di una parte degli investimenti dal calcolo del deficit, maggiore un tempo meno serrato per la riduzione del debito, quindi senza mettere in discussione la responsabilità del bilancio, ma applicando la responsabilità del bilancio in modo intelligente, in modo che favorisca la crescita e l'occupazione e non la recessione come in questi anni, noi avremo realizzato un cambiamento molto significativo. Ma questo cambiamento di rotta, ad esempio, appunto, meno austerità, più crescita, non rigore a tappe serrate, come disse Napolitano a Strasburgo, ma appunto un consolidamento di bilancio amico della crescita e dello sviluppo, si colloca in una prospettiva più ampia. Noi abbiamo in mente un'Europa diversa dall'attuale, un'Europa che sostenga la crescita, il lavoro, un'Europa più solidale e per questo un'Europa democratica rispetto all'Europa della tecnocrazia e del metodo intergovernativo di questi anni. Onorevole Gualtieri, lei, nonostante gli impegni del Parlamento europeo, mantiene sempre un rapporto molto stretto con gli elettori e con il territorio. Quindi sa che c'è una grande rabbia fra i cittadini e fra gli elettori. Oggi si chiede spesso di abbassare i toni, ma purtroppo l'austerità fa rima con povertà. Le faccio un caso che ci riguarda da vicino. Domani, 1º maggio, CGIL, CISL e UIL provinciali, nel convocare le iniziative come tradizione, hanno ricordato che su 455.000 abitanti
Le donne disoccupate in questa realtà sono 60.300 e gli uomini 51.200 circa. La disoccupazione è al 15%, con 3% in più rispetto all'anno scorso, e quella giovanile, ormai aumentando del 19,1%, ha superato il 50%. Questa è la realtà della provincia di Frosinone. Lei vede che tutto questo dramma è presente nella campagna elettorale? Lo percepisce, lo sente, trova una risposta a questo dramma nelle proposte che vengono durante la campagna elettorale? Nelle proposte demagogiche non c'è nessuna risposta a questi problemi. Nella piattaforma del Partito Democratico, di Scholz e dei socialisti europei, questi problemi sono esattamente il perno. Noi partiamo dalla constatazione che la linea di questi anni, la linea dei conservatori, del PPE, ha fallito, perché ha determinato un tasso di disoccupazione insostenibile, una dissipazione del nostro tessuto produttivo, e non ha neanche ottenuto l'obiettivo di ridurre il debito pubblico, invece ha aumentato in tutta Europa e in Italia. E noi quindi riteniamo che l'Europa esce dalla crisi solo se mette al centro il lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro. Questa è la parola d'ordine, anche di Schulz l'ha detta nel suo dibattito con gli altri candidati presidente dell'altro giorno in Olanda. E lavoro non è solo uno slogan, si tratta di politiche concrete. La prima, l'ho detto, serve rafforzare la domanda interna e gli investimenti, e quindi serve un'applicazione diversa del patto di stabilità e arrivare anche a una sua riforma per scorporare in modo stabilmente gli investimenti dal calcolo del deficit. Poi serve liquidità per le imprese. Oggi noi abbiamo salvato le banche, ma non abbiamo fatto sì che le banche diano credito alle imprese, soprattutto le piccole imprese. Quindi Schulz propone un fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese, soprattutto quelle che assumano giovani, in modo che chi assume giovani possa avere, attraverso il sostegno di un fondo europeo di garanzia, liquidità a tassi bassi, cioè i tassi che le banche hanno verso la BCE, ma che poi non trasferiscono verso le imprese alle quali chiedono garanzie altissime e tassi insostenibili. Quindi domanda, liquidità e poi tutela del lavoro e coesione sociale. Normative antidumping sociale innanzitutto. C'è un problema drammatico che ha riguardato come l'Europa ha impostato la sua politica commerciale. Noi non possiamo fare accordi commerciali che non tengano conto delle diverse condizioni del lavoro e ambientali in alcuni paesi. Negli accordi commerciali con i paesi esterni all'Unione Europea occorre introdurre delle clausole sociali e ambientali. Poi occorre contrastare il dumping sociale e fiscale all'interno dell'Unione Europea. Quindi una normativa contro i paradisi fiscali e contro la pratica di spostare la sede fiscale di aziende dove non hanno gli stabilimenti, e poi un contrasto alla pratica che nel lavoro distaccato si possano usare i salari del paese di partenza. No, lo stesso lavoro deve avere lo stesso salario nello stesso luogo. Sta facendo riferimento alla direttiva Bolkestein. Esatto, l'applicazione della direttiva Bolkestein da parte, quindi sul lavoro distaccato, da parte soprattutto anche della Corte di Giustizia, tende a far passare il principio che si possa, che ne so, dalla Romania prendere un appalto in Italia e utilizzare il salario rumeno e non il salario italiano. Questo è insostenibile. Noi siamo per una revisione della direttiva sul lavoro distaccato che appunto sia basata sul principio stesso salario per lo stesso lavoro nello stesso luogo. Quindi la tutela del lavoro è un elemento centrale, ma non in una chiave vecchia, è un elemento centrale perché solo tutelando il lavoro si realizza uno sviluppo basato sulla qualità, sulla competitività e non sull'inseguimento al ribasso della concorrenza dei paesi che hanno un basso costo del lavoro perché hanno bassi salari, bassi, non hanno diritti, non hanno uno stato sociale. Il modello sociale europeo è ciò che ci rende un faro nel mondo. Noi questo modello sociale europeo lo dobbiamo rafforzare e rilanciare e anche quindi costruirlo a livello europeo. Per questo anche la costruzione di una dimensione sociale dell'euro, dell'unione economica e monetaria, è un altro dei pilastri della nostra politica. Abbiamo ottenuto già la garanzia giovani, ma dobbiamo rafforzarla, dobbiamo introdurre dei parametri sociali vincolanti a livello dell'Unione Europea e dobbiamo anche costruire un bilancio dell'eurozona che abbia una funzione di ammortizzatore sociale, cioè una parte dei sussidi di disoccupazione, come avviene negli Stati Uniti, quando c'è una disoccupazione congiunturale che sale, devono essere alimentati da un fondo centrale perché una moneta ha bisogno di meccanismi di solidarietà interna. Questo avviene in tutte le grandi aree, ne avviene negli Stati Uniti, anche l'Europa deve costruire intorno alla moneta unica una politica economica comune, una politica sociale comune e deve essere fondata sul principio della solidarietà. Quindi andiamo a un voto che dovrebbe essere svolta, diciamo, per il prossimo Parlamento europeo, che quest'anno, questo voto che quest'anno ha una novità importante,
il candidato a presiedere la Commissione europea sarà indicato prima del voto per essere votato. È un reale potere dell'elettore, ma basta questo? Innanzitutto, questa novità dell'indicazione del candidato presidente della Commissione da parte dei partiti politici europei è una novità rivoluzionaria, fondamentale. Fino adesso il presidente della Commissione è stata una figura di tipo tecnica, tecnocratica, poi in realtà era politica perché Barroso era di centrodestra e ha fatto una politica di centrodestra, ma è stato scelto sulla base di un accordo a porte chiuse tra governi e poi è stato considerato una figura tecnica e quindi non responsabile davanti al Parlamento eletto dai cittadini. Se noi trasformiamo il Presidente della Commissione in quello che è un normale capo di un governo, in una democrazia parlamentare, scelto dagli elettori e responsabile davanti al Parlamento, noi abbiamo costruito un tassello fondamentale della democrazia europea e quindi abbiamo determinato anche un cambiamento di natura dell'Unione Europea. Abbiamo iniziato a costruire un'Unione Europea democratica. È un cambiamento rivoluzionario anche perché noi possiamo effettivamente non solo cambiare il rapporto tra Presidente della Commissione e Parlamento, ma anche cambiare il Presidente della Commissione, perché oggi il PSE può essere il primo partito del Parlamento europeo e questo dipenderà molto anche dal voto del Partito Democratico. Quindi si tratta di un voto utile, un voto al Partito Democratico, un deputato in più al Partito Democratico, significa che il PSE può essere il primo partito nel Parlamento europeo e può quindi eleggere un Martin Schulz Presidente della Commissione. Quindi noi possiamo realizzare un'alternativa di governo in Europa. Ed è la prima volta che questo avviene, ma si stanno iniziando a realizzare anche i dibattiti tra i candidati, è un processo nuovo, siamo ancora nella fase iniziale, ma noi stiamo trasformando le elezioni europee anche nelle elezioni del governo dell'Europa. Certo, questa è un'innovazione metodologica che deve essere legata, soprattutto se si realizza un'alternativa a un'innovazione di contenuti, di sostanza. Ho già detto come appunto il programma dei socialisti e democratici punta a una svolta anche politica, ma vorrei dire di più, concettuale, culturale, rispetto a una visione dell'Unione Europea come mercato e quindi consumatore come soggetto fondamentale, invece diventa un'area comune di persone e il diritto della persona che lavora è uno dei diritti fondamentali che vanno tutelati e rafforzati anche per noi, perché noi abbiamo una carta dei diritti dell'Unione Europea che riconosce questi diritti e dobbiamo anche realizzare una portabilità di questi diritti sociali. I diritti sociali fanno parte dei diritti di cittadinanza. Poi certo anche le regole sul mercato interno sono utili e rafforzano i diritti. Se noi se riusciremo a concludere il negoziato sul regolamento e sulla rete che ci porterà ad eliminare il roaming, come sembra dal 2015, avremo fatto una cosa importante. Se renderemo la rete neutrale e impediremo che i provider possano discriminare sul suo utilizzo e quindi diciamo privatizzare la rete, i provider privatizzano la rete, se noi manteniamo la libertà della rete, se noi tra l'altro anche con investimenti realizziamo una banda larga che riesca a rendere tutti connessi allo stesso modo, questo è un diritto e so che in questa provincia questo è un problema tra l'altro, se noi faremo tutto questo noi avremo rafforzato i diritti, ma non sono solo i diritti dei consumatori, sono i diritti delle persone e tra i diritti delle persone c'è il diritto della persona che lavora. Il lavoro è uno dei valori fondamentali dell'Unione Europea e la piattaforma di Schulz, dei progressisti del PD lo mette al centro. Grazie, onorevole Gualtieri. Lei ha risposto in maniera impegnata a tutte le domande che le abbiamo posto. Ci farebbe piacere se volesse rivolgere un appello ai cittadini e agli elettori perché loro attivamente si adoperassero contro una deriva che, così come appare oggi, è semplicemente distruttiva, anziché essere di cambiamento. Io vorrei dire ai cittadini e agli elettori che queste elezioni sono forse le elezioni più importanti degli ultimi anni, perché da queste elezioni dipenderà se l'Europa avrà un futuro e quindi se l'Italia avrà un futuro. Noi dobbiamo difendere le conquiste dell'unità europea, perché senza un'Europa unita noi non conteremo niente nel mondo, noi rischieremo di perdere anche conquiste preziose come quelle della pace, ma allo stesso tempo per difendere l'Europa e il valore dell'unità dell'Europa noi dobbiamo cambiare l'Europa. Se l'Europa non cambia non ha futuro e per cambiare l'Europa occorre renderla democratica e occorre realizzare una svolta di politiche profonda che costruisca un'Europa della crescita, della solidarietà e della democrazia e dei diritti. Questa è la piattaforma del Partito Democratico che, se riuscirà a contribuire a cambiare l'Europa, potrà anche avere più spinta e più forza per cambiare l'Italia come sta facendo adesso il governo Renzi.
Le elezioni, la posta in gioco delle elezioni è questa, è una posta fondamentale ed è importante quindi che tutti i cittadini votino, votino per il Partito Democratico, votino quindi per i socialisti e democratici europei e scelgano dei bravi parlamentari europei che sappiano rappresentare l'Italia con dignità, con capacità, con competenza, con dedizione, con impegno nel Parlamento europeo. Grazie.